diversamente da quelli greci, indossavano un caschetto ed altre protezioni per il corpo e si legavano le redini attorno alla vita, mentre i greci le reggevano in mano. Uomini, gettatevi la fossa, piade e pugni di terra dei campi vicini, affinché sia il mio nome e quello di Roma. Muori! Hai osato attraversare il Comedio, il sacro confine del sommo Giove, di mio padre Marte. Roma sarà la città. Noi, almeno noi che facciamo rieducazione storica da 22 anni, io faccio parte del gruppo storico romano e da 15 anni organizziamo questi festeggiamenti. Vengono da tutta Europa praticamente dei rievocatori storici e vengono per fare questa sfilata del 21 aprile. E posso garantire che vestito da antico romano e sfilare ai fori imperiali, sfilare sotto al Colosseo, è un'emozione proprio grandissima. È una bella emozione, siamo tutti volontari, per cui è una cosa che ci accomuna, la passione. Fra di noi abbiamo degli archeologi che ci guidano, e lo facciamo soltanto per passione. Dal mio nome, amatissimi miei nipoti, voi avete reso giustizia. Il gruppo storico romano, diamo qualche informazione su questa associazione che ricordo è l'unica a organizzare. Di antica 18, molto interessante e affascinante, che vi invito a... Se sa che le vestali c'hanno l'arte, ma devono da vivere in castità. Di più in merito alle attività dell'associazione. È anche un modo per ricordare storica in maniera più anche visiva la nascita di Roma. C'è anche il gruppo dei legionari, diciamo, precisamente lo vivi in maniera un po' più diretta. La Legio Undicesima Claudia. Interessante. Si occupano con... Oh no, we love the birthday of Rome is amazing. I mean, this year they're actually spreading it out. It's not only today, the 21st, but they're doing it 21st, 22nd, 23rd, and 24th. So the more people, including kids who are in school, can participate. Tomorrow they're doing gladiators, I think. So Rome is the best city in the world, and we should be celebrating its birthday. Povero Velabro, nel fiume s'accosta al punto in cui c'è stata una valuta.